Cominciamo. Lei è un personaggio ormai famoso. Il suo ultimo film, intitolato Terribili conseguenze di una rivoluzione industriale nell'ambito di una società persa nella paura del terrorismo comandato da fili troppo in alto per noi terroni, ha suscitato polemiche un po' dappertutto, ma le ha anche fruttato un paio d'Oscar, se non sbaglio. Ho voglia di tutto, perché di parlare del mio film che ha vinto un Oscar, eccetera, Va bene, allora parliamo di lei. Che effetto le fa firmare tanti autografi come lei sta facendo un po' in questo periodo? Guardi, mi stanca irreparabilmente il polso. Ed è stressante vedere tutta quella gente che viene da te a chiederti la firma. La firma, per che cosa? Per appendersi al muro? Poi è una massa di imbecilli, non capisce niente, sai, ti mettesse, ti chiedesse la firma uno che fai, ma che chiederanno, che ne capiscono? E vabbè, non so, sicuramente questa casa, questo caffè, se ce li ho lo devo... Il meccanico. Io entro in officina, c'è il meccanico che mi vuole dare la mano con la sua manaccia oliata tutte le volte a cambiare, non so, la gomma, la cosa. Ah, buongiorno, la mano, sempre la mano. Non capisca lui che appena uscito dall'officina va dentro al film, dentro al cinema a vedere il film, a dormire, a mangiare i popcorn con le sue manacce sporche d'olio. Ma che ne capisco? Voglio che ne capisco io. Lui non ne capisce niente, perché poveraccio, che ci può fare? Però insomma, è seccante. Sì, capisco, ma qual è il suo rapporto con le persone che la conoscevano prima del successo? Se ne ricorda. E chi se ne ricorda? È passato... Se vuole. Passato così tanto tempo che proprio non... Facciamo così allora, io le faccio qualche nome di compagni di scuola e lei ce ne parla, eh? Facciamo così allora, eccolo qua. Allora comincia a fare un nome. Dunque, per esempio, ci è stato detto che Bertazzi fu un suo grande amico. Bertazzi? Chi Bertazzi? Ah, Bertazzi, amico. Ma quello era un figlio di puttana, prega. Sì, mi ripassava, è vero. Per passarmi mi ripassava. Ma te devi sapere come? Vedi? Bertazzi era... Bertazzi era un appassionato di aviazione. Di aviazione faceva i modelli di aeroplano, guerra, civili, studiava l'aerodinamica. La scuola costruiva gli aeroplani come logica conseguenza. Allora, ogni volta che gli chiedevo le informazioni, diciamo, riservate, qualche dei famosi compiti in classe che lei diceva poco fa, lui in effetti ti diceva magari le soluzioni giuste, ma me li mandava sotto forma da romanino. Pensi, dici che gentile, ma no, che lui da romanino lo faceva in modo che appena arrivato un metro dal mio banco faceva una funzione e via dalla finestra, capito? Amico, Bertazzi, figlio di puttana. Povero figlio di puttana, non un cazzo. E Danilotti, lui però i bigliettini da manica e da retrogiacca per le interrogazioni glieli passava sul serio. Però un sacchione me li preparava sul serio. In cinese. Era un appassionato delle lingue straniere. Un appassionato delle lingue straniere. Che chiude il cazzo. E Nicolini, se lo ricorda Nicolini, vero? Nicolini, Nicchietta! Sì, era quello piccoletto, bruttino,
Tarchiatello, antipatico, che raccontava sempre barzellette. Sì, le barzellette, sì, mi ricordo, Nicchietta, sì. Sì, solo che non faceva mai ridere, per questo una volta l'ho picchiato. Ah, per questo l'ha picchiato, non perché le soffiò la ragazza. Eh? Quale ragazza? La ragazza? Quale ragazza? Io non mi ricordo, sì. Germana Contavalli, Germana, lui è Germana Contavalli. Sì, ma le cose sono diverse, sai, come si sa. Le cose andarono in realtà. Aspetti che prendo una tazza. Ecco. Ma secondo me è meglio quella bianca o quella arancione? Quella arancione è carina. Quella bianca sa più di. È più asettica, però c'è questa cosa qua, guarda quanto è brutto. No, no, uso quella già. Sì, Germana Contavalli, dicevamo. Ma guardi che Germana Contavalli era uno che mi veniva dietro, diciamo, era pure piuttosto appiccicoso, solo che mi veniva dietro, ma era piccoletta, bruttina, nera, c'aveva pure i baffi, c'aveva pure un difetto di un parlava tutta con la lingua così, mamma mi sputava pure, che schifo, una cosa che proprio non mi ha mai. Mamma mia. Navarro. Navarissimo. Il titolo mi sono dimenticato di mettere, c'è lo zucchero. Aspetta, voglio. Il padre che ho davanti mi sta appresso, solo che io, francamente, era piccoletta, bruttina, io decisamente non. Allora, che ho fatto? Un giorno, una sera, ero disperato. Ma disperato, diciamo, in una maniera più assurda. E praticamente lei è venuta al cinema con me, perché così ho detto andare al cinema, dai, ho detto salviamo la serata. È legittimo, no? E allora? Io, lei faceva freddo, era inverno, ricordo una bufera fuori, una cosa. E lei stava, si stringeva, no? Ricoglietta, si stringeva. Più le si stringeva, più io declamavo i difetti del film, dicevo, sai, questo grand'angolo non ci vorrebbe. Giustamente, il regista era un cane, infatti lo declamavo anche i difetti del regista, un povero imbecille, si vedeva subito. E allora, visto che non riuscivo a liberarmene, niente, ho cominciato a fare degli apprezzamenti non solo sul film e sul regista, ma anche su di lei. Ma guarda come ti sei vestita, ma guarda che il vestito che ti sei messa, facciamo brutta figura, sembriamo il bello e la bestia. E lei stava mettersi a piangere, giustamente. Allora, a un certo punto. E io, insomma, a quel momento, forse ho esagerato, in effetti, devo fare di tutto per consolarla. Infatti, ho preso una mano e gliel'ho messa là. E che potevo fare? L'unico modo era quello. A un certo punto, questa scena ha preso la spiazzata e se n'è andata. Pum, via. Chi l'ha vista più? Da quel giorno non l'ha più vista, non si è più vista. Da quel giorno non si è più vista. Era proprio così, antica fata qua, era piccoletta, bruttina, mi batti, ma che pretendo? E quando ti svegli? Se ti sveglio io, chi ti sveglia? Ma dove lo trovi? Ah, lasciamo perdere. Vuoi un po'? No. Ma come no? Chi se ne frega? E poi, diciamolo francamente, eh? La continuiamo dopo. Vabbè, magari adesso chiudiamo con una dissolvenza, eh? No, dopo ci starebbe bene. Che so, io adesso così, guardo,
di profilo la macchina, me ne voglio occhiali, così, no. No, cappello no. Allora facciamo la salvezza. Io, no, dico, mica mi sempre dare un consiglio, mica, proprio no. Guardi che non si sarà mica offeso. Cioè, non voglio mica rubare il mestiere, ci mancherebbe. No, scusi, signor mio, allora a un certo punto basta, mi sei venuto in mano, basta. Come dove vado? Me ne vado. Ci mancherebbe. Non lo vogliamo fare. E facciamo, no, facciamo questa risolvente. Scusi, le costa molto, io mi metto di profilo, guardi, così. Oh, ah, vede che l'ho convinto. Oh, vedi, mi chiedo.